Una richiesta di dimissioni già nel mese di luglio, seguita da una mozione di sfiducia e infine dalla sospensione dal PD di Marco Scipioni e dei consiglieri considerati ribelli da Orfini e Migliore. Una scelta che non è piaciuta al numero uno di Viale Cambellotti, Marco Scipioni e gli assessori e consiglieri fatti fuori, che oggi sono scesi in piazza davanti Montecitorio per protestare contro la radicale decisione. È stata la più grossa epurazione politica di un partito senza una motivazione. Questa cosa è veramente la morte della democrazia, un'operazione di massa, una dittatura strisciante. Se questo è il partito di maggioranza, se questo è il cambiamento che ha messo in atto Orfini, veramente siamo preoccupati di questo e ci batteremo come sempre, perché noi su questi valori ci hanno sempre sostenuto e portato avanti nel tempo. 7 voti a favore e un astenuto, il risultato della votazione emessa dalla delibera della Commissione regionale di garanzia del PD Lazio, a cui si erano rivolti l'onorevole PD Matteo Orfini e il subcommissario del sesto municipio di Roma, Gennaro Migliore. Gli assessori della giunta Scipioni, sospesi per 18 mesi e i consiglieri per 2 anni, hanno manifestato davanti Montecitorio con un cartello funebre con su scritto «Oggi è morta la democrazia, uccisa da Matteo Orfini». Non meritavamo di essere trattati così, tra l'altro non abbiamo saputo di cosa ci accusano, né conosciamo i motivi della delibera della Commissione regionale di garanzia. Si fa riferimento ad un articoletto dello statuto e non si esplicitano le motivazioni. Si era fatto il rinnovamento di un quadro politico, ora sta ritornando tutto quel vecchiume, è altro che il rinnovamento questo PD. Si stanno a rispolverare tutti coloro che hanno portato nella nostra città questo malessere.